Vediamo un po'. Mettiamo anche un pizzico di questo. Una goccia di puro terrore. Una manciata di puzza di alieno. Un naso da clown. E perché no? Anche una goccia di sangue di licantropo. Mescoliamo per bene. Oh, mamma. Sì, è vivo. È vivo. Sì. Hai sentito, Arex? Che cosa, vastatore? Mi è sembrato di sentire un urlo. Ti è sembrato di sentire un citrullo? Allora sicuramente eri tu. No, Arex. Ora che ci penso, può essere stato soltanto un tirannosauro verde con il cappellino colorato e schiacciato. Un tirannosauro verde con il cappellino colorato e schiacciato? E dov'è, vastatore? Tu sei! Perché tra i due il citrullo sei tu! Ma io non sono citrullo! Ma infatti non ho detto citrullo, ho detto urlo! Ah, ma io non ho urlato! Grazie per avermelo detto, non l'avevo capito. E chi è che ha urlato? È quello che sto cercando di capire, Arex! Ah, ok! Magari qualcuno è in pericolo. Oh, sì, ma magari è un dinosauro che ha bisogno d'aiuto. Non c'è tempo da perdere, Arex. Dobbiamo entrare in missione. Aiuto! Ah, ma che cavolo! Ma che roba è? Ma il mostro di Frankenstein! Il mostro di Frankenstein! È quello! Il mostro di Frankenstein! No! Non ti avvicinare! Signor mostro di Frankenstein, cosa vuole da noi? Ho capito! Se non ci dici cosa vuoi, come facciamo ad aiutarti? Ma sta indietreggiando! Sta scorreggiando! Ma a me non sembra, vastatore! Non ho detto scorreggiando, ho detto indietreggiando! Sta camminando all'indietro! Oh, come i gambi! È sparito! Ma come ha fatto? Si sarà nascosto dietro gli alberi? Boh, può essere! Ma alla fine che voleva? Magari voleva solo metterci paura! Sì, è vero! Magari non voleva davvero farci del male! Infatti, però è proprio strano! Cioè, è spuntato così tutto d'un tratto, ci ha fatto prendere un colpo e poi è sparito! Già, comunque meglio così! Sì, infatti! Spero non torni più! Faceva davvero paura! Ma, sinceramente io non ho paura di niente! Ah, e questo cos'è? Cosa? Aiuto! Un Simpson con le mutande in testa! Ma è la mummia di un faraone! È un pannolone! Ah, io credevo fossero delle mutande! Invece quello che ha in testa è un pannolone! Ma no, Arex, ho detto faraone! Quella è la mummia di un faraone! Un polpettone! Ma a me non sembra un polpettone, vastatore! Ah sì, va bene, ma stai calmo però! Ho capito, ma che vuoi? Oh mamma mia, senti, ma hai mai pensato di andare dal dentista? So che a voi faraoni piace tanto essere seppelliti insieme ai vostri oggetti. Ma mi sa che tu ti sei dimenticato lo spazzolino. Saranno 2000 anni che non ti lavi i denti. Ho capito, ma non t'arrabbiare, sono solo sincero. Arex, vedi di non far innervosire la mummia, porta rispetto. Cosa? Ma signor faraone! Ma è volato via? No, vabbè, oggi stanno succedendo strane cose. È vero, cioè, prima il mostro di Frankenstein, poi quest'altro, ma da dove stanno spuntando? Infatti, ci manca solo il pagliaccio assassino adesso. Aiuto! Oh no, ma il pagliaccio assassino! ride, chi ci avrà da ridere? Sicuramente non è un buon segno. Comunque fa venire voglia di ridere anche a me. Infatti ha una risata decisamente contagiosa. Comunque vabbè, rimaniamo seri. Vabbè, dai, basta adesso. Dai, Arex, smettila. Non c'è niente da ridere, dai.
Basta! Ce la posso fare! Basta! Ma che cavolo stiamo ridendo? Questo sta per ucciderci, non c'è niente da ridere! Ma no, Vastatore, se avesse voluto farci del male l'avrebbe già fatto, no? Ah! Come l'ho detto! Oi oi oi, che botta! Oh, ma che vuoi? Ma che cavolo succede oggi? Sembra arrivato Halloween tutto d'un tratto! Che cosa facciamo, Vastatore? Beh, ad essere sincero non mi sembra molto intelligente come pagliaccio. Perciò dobbiamo provare a confonderlo. Confonderlo? In che senso? Io vado a destra e tu vai a sinistra, così non saprà da che parte andare. Ok, allora io vado di là. No, Alex, io devo andare a destra. Ma questa è la sinistra, Vastatore. No, quella è la destra. Ma è la sinistra del cameraman. Sì, ma io intendevo la nostra destra. Vabbè, fa lo stesso, vado di qua. No, 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 vado io di là. Va bene, allora vado di qua. Anzi, ho cambiato idea, vado io di là. No, Alex, tu vai di là. Ok, io vado di qua. Anzi, voglio andare di là. No, vai tu di là. No, io voglio andare di là. Va bene. Oh, aia. Aia, che capocciata. La vuoi smettere? Va bene, io resto qui. E io resto qui. Ehi, brutto pagliaccio che non sei altro, perché non vieni a prendermi? E perché non vieni a prendere me? No, vieni a prendere me, io sono più succulento. No, vieni a prendere me. Ho sempre sognato di essere mangiato da un pagliaccio assassino. Sei un rincitrullito. Scemo. Perché non ti pettini un po' quei capelli orribili che hai? Sciocchino. Perché hai quel naso rosso? Ti sei per caso preso un raffreddore? Fessacchiotto. E quel cerone bianco che hai in faccia? È per caso una nuova maschera di bellezza? Patatino. E quel rossetto? L'hai per caso rubato a tua moglie? Puzzolente! Benissimo, Alex, stiamo facendo un ottimo lavoro. Non sa se venire a prendere te o me. Ma che? Ma si sa allungare! Oh no, viene a prenderci entrambi! No, 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 no! Ah, 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 ah. Mi ha preso per la coda! Ah, ah, ah! Mi ha preso per la manina! Mi sta attirando! Ah! Ah! Oh! Aia, che botta! Oh, il mio cappellino! Ma che? Ma è sparito anche lui! Oh, mamma mia, ma che succede oggi, Vastatore? Ma da dove spuntano tutti questi mostri? Non lo so, ma spero davvero che siano finiti! Ah, ah, è andata via la luce! Ma che succede? Ah, un fantasma! Ah, scappa, Vastatore! Aiuto! Aia, aia! Scappa, Rex, scappa! Oh no, ci mancava soltanto l'alieno! Aiuto, non t'avvicinare! Ah, è tornata la luce! Ma che sta succedendo qui? Mamma mia, Vastatore, che paura! Io me la sto facendo sotto! Alex, ma hai fatto caso che i mostri non compaiono mai tutti insieme? E meno male, aggiungerei! Secondo me non è una coincidenza! Non è una credenza! Che c'entrano le credenze? No, ho detto coincidenza! Ah, e perché? Secondo me sono tutti lo stesso mostro! In che senso? Spiegati meglio! Deve essere una sorta di creatura mutaforma che si sta prendendo gioco di noi! Oh, è vero! Non ci avevo pensato! Deve trattarsi di qualche strano esperimento! Oh, mamma mia, chi farebbe mai una cosa simile? Io un'idea ce l'avrei! E cioè? Credo che sia qualche strano esperimento dello sciamano! Oh, quindi secondo te c'entra lo sciamano? Oh, mamma mia! Ora fa attenzione, Alex! La prossima volta che ricompare, dobbiamo catturarlo all'istante! Ricevuto! Eccolo! Prendiamolo! E stai zitto! Ah, stai attento, Vastatore! È un lupo mannaro! Non è un lupo mannaro, Alex! È lo stesso mostro di prima! Oh, e la smetti di ululmarmi nell'orecchio! E adesso cosa facciamo, Vastatore? Beh, lo portiamo dallo sciamano, è ovvio! Oh, ma smettila! Stai giù! Oh, si è trasformato di nuovo nel mostro di Frankenskask! Oh, adesso è di nuovo il Simpson con il pannolone in testa! Adesso è tornato un pagliaccio! Vabbè, Alex, ho capito, dai, portiamolo dallo sciamano! Vieni qui! Questo mi mancava!
Ma stai zitto! Avanti, andiamo! Oh mamma, adesso è diventato un orco! Accidenti, ma dove si sarà cacciato? Ah, è sparito nel nulla! Ma dove sarà finito? Sciamano? Stai cercando qualcosa? Vastatore! Sì, stavo cercando il mio ultimo esperimento! Parli di questo? Nie! Perché mi avete portato una sorta di armatura medievale? Non è un'armatura, è il tuo mostriciattolo che continua a trasformarsi. Ah, beh, sì, allora è lui. Cattivo! Mi hai disubbidito! Guai a te se scappi un'altra volta! No, non accetto scuse! Grazie per avermelo riportato. Ero così in pensiero per lui. Ti conviene farlo tornare al suo aspetto originale. Ma lui non ha un aspetto originale. L'ho creato in modo che possa assumere tutte le forme che vuole. Solo che si diverte particolarmente a spaventare la gente. Sì, ma cavolo, si trasforma persino in un lupo mannaro. E se poi andasse a mordere qualcuno? E se si trasformasse, che ne so, in un drago e andasse in giro a bruciare città? No, non riuscirebbe a fare niente di tutto questo. Il suo unico potere è quello di allungarsi a dismisura e di cambiare forma. Può trasformarsi in quello che vuole, ma le sue abilità rimangono invariate. Sì, ma ci hai fatto prendere un grosso spavento. Meriteresti una bella lezione. Scusa, chi è che meriterebbe una lezione? Era solo una battuta. Stavo solo scherzando, ecco. Sei così bello, così simpatico, con questa barba così bianca e pulita. Sei un grande. Ti conviene sparire, Vastatore. Sì, certo, agli ordini. Arex, andiamo. Ciao, signor Scemano, alla prossima! Sì, ciao. Oh, che sonno. Adesso schiaccerei proprio un bel pisolino. Ehi, tu. Oh? Credi di farmi paura trasformandoti in ladro? Dai, trasformati in un orsetto gommoso. Ho bisogno di un bel cuscino su cui poggiare la testa. Non farmelo ripetere due volte. Oh, adesso sì che si ragiona. Dai, fammi dormire un poco sulla tua pancia. Ah, che comodità. Ah, che giornataccia. Buonanotte. Dove credi di andare? Stai qui e non ti muovere.